Come avete visto, il freddo polare per il momento non abbandonerà la nostra regione ed ecco dei consigli utili per affrontare il gelo, sentiti dalla nostra Roberta Amendola, chiesti a un esperto. Vediamo. Nevicate o no, dopo che il maltempo ha colto tutti impreparati in città e in provincia, ecco un piccolo vademecum per non commettere errori. Bisognerà utilizzare delle scarpe adatte, quindi una scarpa alta e con il carro armato. Cercare di uscire nelle ore più calde della giornata, quindi evitare le zone d'ombra e evitare le zone poco transitate, sia con la macchina che a piedi. Abbiamo visto tanti, soprattutto anziani, camminare con delle bacchette, dei bastoncini. Sì, questi sono molto utili perché un ombrello, un bastone, un bastoncino che si usa per andare sulla neve può essere molto utile per mantenere l'equilibrio. È utile utilizzare un cappello? Assolutamente sì, il cappello è molto importante perché noi dalla testa perdiamo molta temperatura. Sicuramente l'alcol è da evitare sempre, in particolar modo quando fa freddo, perché essendo un vasodilatatore apparentemente dà questa sensazione di calore, ma di fatto il calore viene disperso. Ovviamente rimane sempre il solito consiglio di non mangiare eccessivamente E pesante. con la colonnina di mercurio sotto lo zero è bene fare attenzione anche ad alcune regole di base per salvaguardare impianti termoidraulici ed automobile. Ecco i consigli del CNA di Roma, caldaie accese 24 ore su 24, temperature intorno ai 50 gradi ed una patata spezzata in due da passare sul vetro. Evita che si riformi il ghiaccio. Maxi